l'esperienza del cammino che è stato quello di Monte Pietro Salute, che io ho voluto toccare più volte nella parte finale, non potevo iniziare quando ero finito conto perché era il domicilio della sanità pubblica, ma nella parte finale, quando a distanza di anni si riconosceva il valore di quella scelta e nella necessità di dover concludere quell'esperienza, non per volontà politica, non perché c'era un disegno contro qualcuno, perché diciamo quella forma attraverso la quale era stato introdotto un intervento salute aveva necessariamente un punto finale, che era stato di molto portato negli anni, ma alla fine insomma era bene mettere un punto conclusivo e farlo in maniera appunto non traumatica, però devo dire in effetti è stata fatta quando ci si è resi pienamente conto che non era più possibile andare avanti per le decisioni già prese e per gli atti già presi. Ed è evidente che dover fare una scelta nel momento in cui ti viene posto di fronte come ineludibile non è come programmarlo. Cosa dire? So che fra un anno chiude questo servizio e mi attrezzo per sostituirlo, so che da oggi dovrò mettere in moto la chiusura di un servizio e devo iniziare tutto il percorso per sostituirlo. L'atto politico di Giunta era molto chiaro, diceva al posto di Monte Pietro Salute avviamo la presenza del privato dentro la struttura con l'obiettivo di fornire gli stessi servizi che metteva in campo Monte Pietro Salute. Ho ascoltato il secondo intervento che diceva non solo faremo gli stessi servizi, ma abbiamo valutato che nel rapporto di visione del territorio possiamo attivare rispetto al turismo all'inquinato sia la parte ambulatoriale che si bene sia quella chirurgica. Quindi oggi ripristiniamo quello che era un obiettivo dato in termini politici un anno fa, che in termini tecnici ha avuto dei tempi molto più lunghi perché tutto è stato fatto da capo, riaccreditamento e via dicendo. La cosa ad esempio che quando arrivò Monte Pietro Salute non venne espletato perché si scelse un percorso diverso nell'integrazione pubblico-privato. Devo dire che allora chi ha fatto quella scelta fece una scelta intelligente, lungimirante, magari nel momento lì per lì quando l'ha fatta controcorrente, che ha dato servizi, che ha dato risposte, che ne ha date molto di più di quelle che c'erano prima rispetto all'attività che veniva svolta, e il tempo è stato garantito, ci abbiamo ripagati di questo risultato. Ecco, noi speriamo che questa esperienza nuova possa dare la stessa soddisfazione, cioè si inizia e che sia in grado di offrire risposte. Quali sono i vantaggi fra la scelta di allora e la scelta di oggi? Il vantaggio più significativo è che la scelta che facciamo oggi non ha una scadenza, cioè ci sono tempi naturali del riaccreditamento che fanno parte di tutta la sanità privata e tutta la regione Marche, e però non abbiamo tassativamente un termine entro il quale andare a chiudere una sperimentazione. Quindi quello che implementiamo, quello che oggi si attiva, ha la possibilità di durare nel tempo. Non solo, aggiungo, rispetto ai vincoli delle normative nazionali che riguardano l'intera organizzazione della sanità, perché gli amministratori si muovono nel rispetto delle leggi, sia che fanno l'amministratore comunale sia che fanno l'amministratore regionale, pongono dei termini e vincoli molto stringenti che mano a mano ci spingono attraverso le riforme che aderiscono a questi vincoli a cambiare le cose, perché dobbiamo stare dentro determinati parametri. Qual è la penalizzazione per chi non sta nei parametri? Per chi non sta nei parametri, la penalizzazione economica, c'è un motivo raffinato, la penalizzazione economica del 3% del budget annuale per la regione Marche significa circa 90 milioni di euro. Cioè se non rispettiamo le regole ci vengono tolti 90 milioni, vi assicuro che sono tanti. Nel caso invece, dall'esperienza che abbiamo, dal punto di vista dell'attività, abbiamo la possibilità di valutare come andare a modificare, ad esempio quando ha un bisogno emergente, ampliare rispetto a un altro bisogno, utilizzi. Quindi dura nel tempo e ci dà la possibilità di essere utilizzati e adattati ai bisogni di salute. La parte, chiamiamola quella che non è questa che genera criticità, di quello che siamo tutti soddisfatti, di quello che iniziamo oggi,
È importante che il territorio creda in questa esperienza. L'ha detto prima Maiani in un modo simpatico, sembrava che volesse insegnare a fare il loro mestiere e a chiedere, ma loro conoscono benissimo il loro mestiere, però certo, l'investimento di fiducia, specialmente all'inizio, che fa il territorio è importante. Lo scopo della riunione oggi è proprio quello di segnalare che riparte una presenza ed è bene che ci sia una risposta, cioè che venga preso come punto di riferimento quando abbiamo bisogno di una risposta di salute all'interno dei servizi che qui vengono messi a disposizione e offerti. Perché, come dicevo prima, può durare il tempo, non ha dei vincoli in termini di fine attività e nello stesso tempo ha la possibilità di crescere laddove riteniamo più opportuno e critico. La parte invece, chiamiamola pubblica, segue la riforma che trasforma in tutte le marche 13 di quelli che erano piccoli ospedali in strutture territoriali, questo è il termine della trasformazione. Perché? Per una serie di ragioni. Uno riguarda la frammentazione del sistema. Già oggi, anche dopo questo passaggio, quindi anche dopo aver fatto le 13 trasformazioni, i nostri parametri sulla frammentazione dell'offerta per quanto riguarda i punti in cui si erano in medicina terapeutica che vengono calcolati proprio con quel codice di dimissioni, ecco perché siamo andati a cambiare subito i codici di dimissioni, perché sono quelli che valutano quanto è frammentato il sistema. Anche dopo questa scelta il sistema artigiano è frammentato, ci dovremmo continuare nel nostro lavoro non a moltiplicare gli ospedali ma ad andare ad accorpare quelli che ci sono. Un processo che riguarda ad esempio realtà importanti come una serata Civitanova, come Ascoli San Benedetto, perché dovremmo mettere insieme strutture per ridurre il numero di questi posti. Lo faremo con l'Osimo Irca, l'ospedale di Osimo e l'Irca diventeranno un'unica struttura e così via. Quindi capite che la direzione verso la quale stiamo andando non è quella della moltiplicazione delle strutture terapeutiche, ma è la direzione opposta, cioè quella che ci chiederà sempre più di andare a stringere. E se uno pensa di andare nella direzione sbagliata, è difficile che le proprie aspirazioni possano trovare una risposta, no? Anzi, arriva la frustrazione, le difficoltà, ed è un po' la storia in generale dell'evoluzione della sanità in questo territorio di tutta nazione. Veniva citato negli anni 80, quando ero sindaco, pensavo, io negli anni 80 potevo essere già pensionato da una quindicina d'anni o andare in pensione adesso, perché con 15 anni sei mesi un giorno c'era la pensione e con 30 anni c'era la pensione ordinaria. Riscattando l'università e il militare, io questi giorni potrei dire domani vado in pensione. Ci sembra un modello, un punto di riferimento per capire come organizzare i servizi oggi. Negli anni 80 si partoriva a Fossombrone, no? C'era il punto nato, a Sassicovaro. Avevi punti nascita con 30 parti all'anno, con 60 parti all'anno. Oggi immaginiamo di poter mantenere quei modelli. Ah, questi li abbiamo superati, no? Quello che passa fatica ogni volta è accettare quello che sarà il prossimo cambiamento. Perché è importante anche l'altro cambiamento? Perché è importante anche la medicina territoriale? Perché vale lo stesso principio della parte per acuti. Cioè, la medicina per acuti, perché questo si tratta, che noi affidiamo da oggi alla parte privata che gestisce la struttura, addirittura fa medicina per acuti dentro, questi ambulatori, altre attività, ha l'altra parte del cielo, che è la medicina territoriale, che non è né meno importante né meno utile di quella per acuti. Sulla medicina del territorio non abbiamo i vincoli che ci sono nella medicina pubblica per acuti. Quindi anche lì, anche nell'altra parte, mentre non abbiamo nessun problema a portare 26 letti a 50, dico un numero per capirci, stabiliti come medicina di natura territoriale, quindi come cure intermedie, RSA, riabilitazione e via dicendo, cioè tutto ciò che è territorio, non abbiamo il vincolo a crescere se ce n'è più bisogno. Nella parte per acuti abbiamo invece tutti i vincoli sul numero totale di posti letto, sulla produttività del singolo punto di erogazione, cosa che negli anni 80 non esisteva, si pagava a piedi lista. Ricordo che gli anni 80 sono quelli che stiamo pagando adesso ogni volta che lo spread cresce, però diciamo, la sanità pagava a piedi vista. Tu facevi la tua attività, scrivevi il totale in fondo, si pagava e quello che lo Stato non aveva dalle tasse di cittadini lo metteva in diritto pubblico. Mi sembra il mondo di oggi.
Oggi non si parla più di questo, non solo, le strutture terapeutiche devono essere tutte valutate. Quello che fanno come attività deve tornare come servizio. Ma pensiamo a quella la frase che dicevo prima. Nella notte, 3 interventi in un anno. Oggi devi mettere 7 medici per i chirurgi e per garantire i turni con i limiti delle 11 ore scattate da novembre 2015 di riposo. 7 medici per garantire. Voi pensate che con 7 medici, 700 interventi, 3 di notte, noi alla fine dell'anno diciamo abbiamo i conti a posto, perché il disavanzo non è più solo regionale ma per singola struttura per acuti. Vi dico queste cose numerose, pesanti eccetera, per capire che le scelte stanno dentro un percorso e hanno la loro logica e la loro necessità, e che la scelta che abbiamo fatto con la riforma, che avrà mille difetti, mille problemi, ci crea tante difficoltà, ma è anche una strada che va nel verso del crescere, non nel verso del calare, che è stata la storia della sanità delle piccole strutture nel territorio. Questa è la differenza. Quindi, affrontando la riforma e guardando i servizi che ci danno, le risposte che ci sono, quello che possiamo ottenere, noi possiamo crescere. Ve l'ha detto qualcuno questa cosa? Credo che non l'abbia detta nessuno. Le cure intermedie, se voi guardate, e l'ho spiegato più volte, ma sembra un fatto incomprensibile, oggi sono utilizzate. Noi mandiamo i pazienti fuori anche perché sono pieni, non è che li mandi fuori perché non li prendono, li mandi fuori perché sono pieni. Sapete come è calcolata la remunerazione del posto letto di cure intermedie? Sta 2 euro sotto il limite per non essere ospedaliero, cioè il limite di tutto il servizio che metto nella cura intermedia è semplicemente stare sotto soglia, perché se metto 1 euro in più quel servizio diventa ospedaliero. Mi ritorno nel calcolo, va nell'equilibrio, va nella verifica di fine anno, non starebbe in piedi. Quindi vuol dire che i medici, infermieri eccetera sono calcolati per il massimo pochi euro in meno del servizio, chiamiamolo più basso, a livello ospedaliero. E voi pensate che 3 euro di differenza dia un servizio che è lo stravolgimento dell'altro? Allora è logico che il cambiamento ci mette tutti di fronte delle scelte e delle difficoltà. Noi all'inizio abbiamo fatto fatica a far ricoverare dagli ospedali verso le cure intermedie, tutta la regione, abituati ad andare verso la nutrigenza, verso altre strutture, ricoverare verso, di mettere in questo caso, verso la cura intermedia faceva fatica. Ma la fatica è passata presto. Nel senso che oggi gli ospedali dove abbiamo, in comunità dove abbiamo, i posti di cura intermedia stanno utilizzando alla grande. Alla grande. Cosa manca qui? Cosa manca? Urbino. Perché manca Urbino? Perché su Urbino, e questo è un altro tema molto interessante, sulla carta da circa 4 anni sono previsti 30 posti letto, va bene? Di geriatria e sono 26, circa 30, 26 posti letto che mancano, che non ci sono, e noi sentiamo molto la mancanza. Abbiamo tolto, cioè non ci sono perché non li vogliamo attivare, perché non abbiamo personale, no, perché bisogna chiudere dei lavori per poter accogliere questi 26 posti letto. È chiaro che finiti quei lavori non sarà una cosa infinita, no? C'è un tempo per farli. Attivati quei 26 posti letto, l'esigenza di finire la pergola si supera, perché con 26 posti letto in più su Urbino funziona meglio. Ma non solo, tutta la macchina ha bisogno di girare, perché noi quello che verifichiamo è che molti posti letto sono utilizzati per un tempo non giustificato per quello che è la necessità. Quindi anche questa, i 26 posti letto, non valutiamoli solo come 26, ma significa anche far girare meglio l'intera macchina ospedaliera, arrivando fino al pronto soccorso. Spesso il pronto soccorso è ritrasato perché mancano quei 26 posti letto, perché non ho la possibilità di ricoverare. Quindi il lavoro che sta facendo la riforma li prevede quei 26 posti letto, li ha già finanziati, ha già previsto i fondi per il personale. È vero che faccio fatica a farlo venire nella rete, ma arriverà il personale anche qua, e questo ci permette di lavorare a regime. Quindi, rispetto al percorso che abbiamo fatto, qui le potenzialità le abbiamo tutte. Sulla medicina per acuti, sulla medicina territoriale, guardiamo Sindaco, guardiamo me, guardiamo Fiorenzuolo, sulla medicina territoriale. E dalla storia che ogni volta sarà tolto qualcosa, possiamo iniziare una storia dove invece si va in un'altra direzione. Prima dicevo di San Marino, e non è mica una cosa banale. Anche quello, da quanti anni è che si parlava di fare un accordo con San Marino? La regione Emilia Romagna ce l'ha da tempo in memoria. In un anno abbiamo fatto tutti gli accordi per mettere a disposizione
soprattutto di chi è d'accordo per tutta la regione, ma è chiaro che la parte interessata è l'Alto Montefeltro, cioè parliamo di questo territorio, e non c'è, e l'accordo oggi c'è, disponibile, sottoscritto, non funziona ancora il regime, certo, è iniziato da poco, lavoreremo con i medici di medicina generale per facilitare i percorsi, per poter utilizzare quella struttura, ma quelle in più, tutto in più, non c'era, cioè c'era lì, non c'era il rapporto, e non conta, e non è un'attenzione rispetto al territorio, non è una scelta che trasformata da carta in realtà ci dà risposte e servizi, e vogliamo farlo anche nell'emergenza, perché lì c'è un pronto soccorso vero, legato all'ospedale, e anche questo per una parte del territorio significa una crescita in termini di qualità. Secondo, quest'anno, 2017, ottobre, scade il contratto dell'inizio soccorso. E l'impegno e il lavoro e il bando che stiamo facendo prevede del soccorso H24. Con fondi legati al PSR abbiamo anche la possibilità di potenziare circa fondi europei una ventina di piazzole per poter essere attrezzate H24 in tutto il territorio regionale, più quelle che ci sono già fatte dalla protezione civile che sono adeguate. Per il elicottero che vola H24 in termini di emergenza vale per 1000 pp. Con o senza l'attack quando c'è, la radiografia quando c'è, la risonanza quando c'è, perché tutto quando c'è. Nelle malattie tecnico-dipendenti, quelle dove si mette a rischio la vita, sono 5, avere questo tipo di contributo di notte, H24, 365 giorni all'anno, significa sì dare un presidio di grande qualità e di grande risposta. Questa è la riforma, non è uno spezzatino dove si guarda il buco della serratura e si dice ah mi manca questo, ma è una visione di quello che sta accadendo rispetto alle regole generali e dove noi possiamo andare costruendo una risposta di salute sempre più forte. Io faccio sempre un discorso solo, quando sono faccia a faccia con il sindaco, quando sono con voi, quando sono con Ferenzuolo, non faccio tanti discorsi diversi, è uno, ci credo, sono convinto che lavorandoci possiamo avere delle grandi soddisfazioni. Di mezzo dove si sta tante volte, la burocrazia, le lentezze, sembra che se ne inventiamo, guardate che risubiamo esattamente come i cittadini, perché fra la volontà politica e quando la fai, la fatica è tanta, la subiamo, ma non confondiamo le lentezze, i tempi per fare il lavoro, o il problema dei 4 posti letto in meno, come il frutto di una volontà politica che vuole andare a stravolgere e togliere i servizi. La volontà politica è quella che ha disegnato il rapporto con San Marino, una riforma che ci permette di crescere, l'elaborata H24 e via dicendo. E man mano che le realizzeremo, trasmetteremo l'idea di un modo di gestire la salute che non è quello degli anni 80, che non sarà più, non sarà mai, ma che ha la capacità finalmente di guardare al futuro in termini di crescita e sviluppo. Faccio un grande bocca al lupo a tutti quelli che lavoreranno in questa struttura perché sappiano infondere quella fiducia che per colpa mia, dico, perché mi assumo delle responsabilità anche dei ritardi burocratici. E tutto il resto più è venuto meno in maniera pesante. Ci affidiamo a voi, ci affidiamo a chi nella parte pubblica ha continuato a fare il suo lavoro perché tutti insieme con la propria missione possano dare una grande risposta di salute a questo territorio.